La riforma della PAC 2014-2020 porterà molteplici innovazioni a tutte le componenti del sostegno agricolo, i pagamenti diretti, le misure di mercato e la politica di sviluppo rurale. Sta continuando così l'azione di informazione sui territori della CIA Marche sulle nuove regole che sovrintenderanno alla corresponsione degli aiuti della PAC fino al 2020. Quest'anno, prima di presentare le domande quindi di aiuto per la PAC, è bene informarsi e conoscere a fondo che cosa è cambiato. A questo scopo è servito l'incontro tenutosi a San Lorenzo in Campo dai vertici della CIA dal titolo La nuova PAC tra aiuti diretti e PSR Marche presso l'agriturismo Casale Dondomè. Diciamo che la riforma della politica comunitaria o la politica comunitaria ha due pilastri, no? Un primo pilastro che è quello dell'aiuto diretto che viene gestito in qualche modo dal Ministero dell'Agricoltura, quindi a livello nazionale, e il secondo pilastro che è il piano di sviluppo rurale, sono i piani di sviluppo rurale. E questi tutti insieme fanno cosa? Compongono la politica comunitaria, che sono gli strumenti indispensabili per avere un'agricoltura in Italia, ma io dico in Europa, e sono strumenti indispensabili per mantenere coltivate le nostre campagne. Senza quelle risorse l'agricoltura non ci sarebbe, molti settori dell'agricoltura chiuderebbero. E quindi come queste vengono applicate diventa elemento fondamentale per sviluppare l'agricoltura, per mantenerla oppure per far chiudere le imprese. Ci troviamo di fronte a una politica nazionale con l'aiuto diretto che va, secondo noi, rimodellata, rivista. Questo è il primo anno, ci attendiamo che dal secondo si parte in modo diverso, dove non ci sia una penalizzazione per le aree interne, ma anzi le aree interne, visto l'obiettivo che nel 2020 il valore dei titoli, quindi del premio ad ettaro, dovrebbero in qualche modo arrivare più vicini, in questa fase ci ritroviamo molto più lontani quelle delle aree interne. Quindi se vogliamo fare questo, alle parole dobbiamo dare un seguito. Se vogliamo valorizzare le aree interne e mantenerle come presidio anche dell'uomo, non possiamo poi negli atti pratici comportarci in modo diverso, in modo tale che queste aree siano ancora appetibili da chi in agricoltura ci crede e vuole investire. Diversamente queste aree andranno continuamente spopolate e noi continueremo ad avere dei problemi poi di dissesto idrogeologico, di mancata coltivazione dei terreni, eccetera. PSR Marche è un'altra cosa, fa parte del secondo pilastro ed è uno strumento fondamentale per la nostra regione e per lo sviluppo dell'agricoltura. Noi questo dall'inizio l'abbiamo criticato fortemente, giudicandolo inadeguato. Sono arrivate le osservazioni della Commissione, la Regione, i tecnici regionali hanno fatto anche un buon lavoro, si è definito oramai, però questo ancora non è pienamente rispondente a quelle che sono le esigenze dell'impresa e dell'agricoltura. Quindi noi chiederemo una rivisitazione e siccome l'attuale presidente Luca Ceriscioli negli incontri fatti preelettorale con la nostra associazione, con la CIA ma con Agriinsieme, si è reso disponibile e ha detto che avrebbe sicuramente rivisto questo piano per renderlo in qualche modo adatto a quelle che sono le esigenze delle nostre imprese e le aspettative, ecco, noi ci attendiamo che il nuovo assessore, cui faccio gli auguri di buon lavoro, ecco, prenda veramente in mano questo PSR e insieme al mondo agricolo lo vada a modellare per renderlo realmente uno strumento che si rivolge alle imprese, gli permette uno sviluppo e in modo particolare riesce a mantenere l'agricoltura anche nelle aree interne montane. Questo è quello che chiediamo. Siccome Ceriscioli, io lo conosco da tanto tempo, da quanto faceva il sindaco, è uomo che è conseguente alle cose che dice, ecco, mi auguro che lui insieme al suo assessore riescano in qualche modo a darci queste risposte positive. La Regione Marche ha una nuova giunta, una composizione politica completamente rinnovata. Che cosa vi aspettate da questo rinnovato Consiglio regionale?
Il mantenimento delle promesse elettorali, in maniera assoluta. Abbiamo fatto delle richieste ben specifiche, credo che siamo stati molto chiari sulla necessità, ma non per essere piagnoloni, insomma, siamo stati molto chiari sulle necessità vere per uno sviluppo vero. E il Presidente allora ci ha dato il consenso, ci ha promesso di rivedere il PSR nelle parti assolutamente più farraginose dello stesso, e ci aspettiamo questo sicuramente, ma non solo nel PSR, ma nella vita quotidiana e nei problemi quotidiani che affrontano i nostri imprenditori, i nostri soci. Le novità, diciamo, ci sono parecchie novità. E la cosa un po', mettiamo così, strana è che dalla prima stesura della PAC a oggi ci sono state delle variazioni. E si parlava di una PAC equa per tutti e di una semplificazione, invece ci stiamo accorgendo oggi che i programmi ancora non sono partiti al 100%, quindi gli uffici si trovano molto in difficoltà per quello che è la nuova PAC. E in più si parlava di un'equità nella PAC, perché purtroppo ci sono degli agricoltori di serie A che prendono tantissimi soldi per la PAC ed agricoltori, quelli che sono i marchigiani, che prendono veramente una miseria. Con la nuova PAC si pensava di arrivare ad un'equità, anche Ciolos in un incontro in Puglia nel 2013-2014, quando veniva parlata, esposta la prima PAC, ci diceva che questa equità voleva essere allargata a tutti. A oggi questa equità purtroppo non ce l'abbiamo. Hanno inserito un metodo irlandese in Comunità Economica Europea, che chi prende più dovrebbe diminuire, chi prende meno dovrebbe aumentare, però poi questo metodo irlandese l'hanno un pochino bloccato col fatto che sia l'aumento che la diminuzione non può superare il 20%, quindi ad un'equità non arriveremo mai. Però sappiamo che questi soldi per le aziende agricole sono un'opportunità imperdibile, quindi tra la PAC e il PSR, come dicevo, dobbiamo purtroppo, per direttive sulla sicurezza, per direttive della Comunità Economica Europea, anche sugli atomizzatori, le tarature, fare degli investimenti nelle aziende agricole. E fare questi investimenti comporta tirare fuori dei soldi. Se il PSR ci può dare una mano, ben accetto. L'unica cosa è che, mettiamola così, per colpa dell'ex dirigente regionale, e questa PAC ancora da noi non è uscita, mentre in altre regioni è già attiva da un mese. Quindi speriamo nella nuova amministrazione regionale, alla quale durante la campagna elettorale abbiamo ricordato questa cosa, di velocizzare la PAC e di chiedere nel possibile di poter essere contattati quando si parla di cose importanti di agricoltura. Quest'anno è stato un anno straordinario, è un anno straordinario, e appunto per la complessità, la farraginosità e le gravi inadempienze che lo Stato attraverso la società AGEA ha dimostrato di avere, che non ci ha consentito sostanzialmente di poter lavorare serenamente e rispettare impegni importanti. Noi abbiamo assistito più che gli associati, gli operatori come CIA Nazionale, cercando di mandare in tempo reale tutte le novità che venivano da AGEA. Speriamo di aver fatto al meglio il nostro lavoro, siamo convinti, abbiamo ancora qualche giorno per mettere a punto le questioni e poi tireremo le somme. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, cioè gli investimenti aziendali, il cosiddetto secondo pilastro, la palla passa alle regioni, la programmazione nazionale è stata fatta, oggi le regioni hanno il compito di definire con Bruxelles direttamente gli ultimi dettagli
le cosiddette controdeduzioni alle osservazioni che Bruxelles ha fatto e poi partire velocemente con i bandi, perché l'agricoltura italiana ha bisogno di investimenti, le risorse ci sono e vanno utilizzate nel migliore dei modi possibili. Guardate, anche stamattina si è fatto qualche accenno. Noi abbiamo un problema, che i decisori politici, i programmatori, a volte programmano gli investimenti in agricoltura per un'agricoltura che loro immaginano che ci sia o che vorrebbero ci fosse. In realtà la nostra è un'agricoltura fatta di tante piccole aziende, di tanti piccoli appezzamenti, di piccoli agricoltori, professionali e non, che svolgono però tutti una funzione importante, cioè quella di mantenere il territorio in ordine. E quindi se l'agricoltura italiana ha queste caratteristiche, noi dobbiamo trattarla per quello che è. Poi dobbiamo tendere a far diventare aziende più grandi, ad aggregare, questo sì, dobbiamo incentivare sì, però fino a quando queste aziende non lo sono, noi non possiamo progettare le misure di sostegno di investimenti per grandi aziende quando le grandi aziende non le abbiamo. Innanzitutto la Camera di Commercio attorno a queste iniziative è sempre stata presente, perché poi sono iniziative che noi oltre a collaborare le finanziamo, perché sappiamo quanto è importante oggi affrontare il problema dell'agricoltura. L'altra cosa, oggi abbiamo parlato della PAC, di questa politica agricola comunitaria, dove i problemi sono tanti e dove il ruolo delle associazioni di categoria è importante, il ruolo delle istituzioni è importante, soprattutto della Regione Marche, visto che siamo in questa regione, riguarda il PSR, perché è il PSR, che riguarda il piano di sviluppo regionale per quanto riguarda l'agricoltura, dovrebbe essere portato avanti affrontando quelli che sono i problemi veri, togliendo la burocrazia, mandando avanti alcune iniziative, cercando di dare agli agricoltori quella certezza, quella sicurezza che in questo momento hanno bisogno. Il presidente Luca Ceriscioli, che è da sindaco, quando era sindaco a Pesaro abbiamo collaborato per 10 anni insieme, è un politico che quando affronta i problemi si impegna, li porta avanti. Se fa così anche in regione, io credo che avremo un ottimo presidente della Regione Marche. Naturalmente occorre andare a rivedere anche all'interno della regione tutta una serie di cose, anche riguardando anche i ruoli dei gruppi dirigenti, che molte volte non hanno, secondo noi, svolto fino in fondo quello che era il loro ruolo, il loro mestiere per cui venivano pagati. Quindi alcune cose vanno riviste, così come vanno rivisti gli incarichi. Bisogna cercare di selezionare bene anche chi andrà ad assumere incarichi nei vari settori, sia quelli del turismo, sia quelli dell'agricoltura, sia quelli dell'industria, dell'artigianato o della sanità, perché anche lì dentro ci sono tutta una serie di strutture che vanno eliminate. Noi come Camera di Commercio siamo molto attenti anche a livello regionale su queste cose, stiamo lavorando per costituire una unica, semmai due Camere di Commercio nelle Marche, una unica azienda per l'internazionalizzazione, proprio che ci lavoriamo anche in questi giorni, anche perché sappiamo che le grandi novità comportano anche riposizionamento di alcune nostre strutture interne.